A Ruggeri di Villa Vomano si affrontano due squadre che navigano nei bassi fondi della classifica, che di conseguenza vanno alla disperata ricerca di un risultato positivo. Fuochi d'artificio iniziali con gli ospiti, reduci da tre sconfitte consecutive, che al terzo minuto vanno vicini al vantaggio con una conclusione di De Santis da 20 metri, che viene deviata in corner da Farnese. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è Di Pasquale a sfiorare il gol. Ancora tiro dalla bandierina e questa volta arriva la rete, messa a segno dal neoacquisto Andrea La Selva. All'ottavo però arriva il pari dei locali, realizzato da Polisena, che sfrutta a dovere un cross proveniente dal settore destro. Il match è gradevole ed equilibrato, con una leggera prevalenza ospite. Al 28esimo cross di Di Pasquale e bomba in corsa di Sec, sulla quale Farnese respinge salvando la propria porta. Si vedono i padroni di casa al 39esimo con un diagonale di Valentino Cernaz e con la retroguardia ospite che salva nei pressi della linea di porta. Due opportunità in chiusura di tempo per il Casal Bordino. Al 43esimo cross dalla sinistra di Zinni e girata di Della Penna che finisce al lato. Un minuto dopo ci riprova dalla lunga distanza ancora Della Penna, ma Farnese è abile a deviare in corner. Con le immagini di Maria Carannante passiamo alla ripresa. Al quinto minuto arriva il sorpasso del Ponte Vomano. Sugli sviluppi di un'azione generata sulla fascia destra da Leonzi, arriva una conclusione dal limite deviata a pochi passi dalla porta dal numero 9 di Stefano, che becca Tano. Insistono i padroni di casa. Due minuti più tardi Polisena in corsa non inquadra la porta. Al 13esimo Valentino Cernaz spreca una ghiotta opportunità, facendosi ipnotizzare da Tano. Al 26esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Gian Giacomo e palla che esce di pochissimo. Fiammata ospita al 33esimo con La Selva, che penetra in area e conclude in diagonale, ma Farnese dice no. 35esimo, siluro in corsa di Valentino Cernaz, vola Tano a chiudere la saracinesca. Sul capovolgimento di fronte è protagonista l'estremo difensore locale a negare il gol a Della Penna. Due minuti dopo gli ospiti non riescono a trovare il pari su un batti e ribatti in cui Farnese è chiamato agli straordinari. Il Casal Bordino ci prova fino alla fine, ma al 93esimo arriva il 3-1 realizzato in contropiede da Touré. Secondo successo consecutivo fra le mura amiche per il Ponte Vomano, mentre continua il periodaccio del Casal Bordino. Mister Piccioni, un'altra vittoria interna, il Ponte Vomano sembra aver cambiato marcia, almeno fra le mura amiche. Ma io non ho mai avuto dubbi su questa squadra. Purtroppo abbiamo cambiato qualcosa a livello mentale, dove prima regalavamo troppo, facevamo delle ottime partite e perdevamo per nostri demeriti più che per meriti degli avversari. Questa è una vittoria del gruppo, una vittoria di una squadra che non ha mai mollato di un centimetro nonostante 7 sconfitte di fila. Un plauso grandissimo va anche alla società, perché non so quanti altri allenatori dopo 7 sconfitte di fila sarebbero rimasti al proprio posto. Loro hanno creduto fortemente in me, in questa squadra, e questo è il ringraziamento più grande che gli possiamo dare, perché questi ragazzi meritano delle soddisfazioni per come si allenano, ed era un peccato veder svanire per nostri demeriti delle prestazioni anche prima ottime. Un altro passo falso per il Casal Bordino, la classifica inizia a farsi complessa. Purtroppo la classifica è preoccupante, quindi c'è da dire che nonostante tutto, nonostante il grosso cuore che hanno messo in campo i ragazzi, questo non è bastato. Purtroppo questo era uno scontro salvezza, l'abbiamo perso anche in maniera malvagia. C'è da dire che è un periodo che ci gira tutto male, anche gli arbitraggi di sicuro non ci aiutano. C'è stato un episodio di un fallaccio fatto dal centrale di loro a centrocampo al primo tempo. Secondo me, fosse successo a parti invertite, sarebbe stato rosso tutta la vita, e invece è stato cartellino giallo. Ho parecchi dubbi anche sul secondo gol loro, andrebbe rivisto in Moviola. Certo è che nel dubbio, negli ultimi tempi, sicuramente tutte le decisioni ci sfavoriscono.